ringrazio Pierre, la scuola, per innanzitutto tutti i suggerimenti, le intuizioni che accumulo frequentando e sentendo gli alunni, costringendomi a mantenermi sul punto della complessità che questa scuola sviluppa. Mi ha molto interessato questo argomento della caverna e ho pensato che cosa potevo dire. Naturalmente, pensando a Platone, è chiaro che Platone fa riferimento ai fantasmi che bloccano la mente, che bloccano la conoscenza, per cui bisogna uscire, come anche giustamente poi sottolineato Pierre, che questi fantasmi possono essere anche generati, manipolati, costruiti dalla società in modo che tu vivi in un Truman Show. Io prendo un altro argomento che riguarda la caverna su tre, diciamo, farò tre scenari, diciamo. Quanto è importante la caverna per i sapiens? La caverna interna che hanno i sapiens, quindi la parte neurologica, la caverna assoluta, che vedrò di spiegare alla fine, visto che mi occupo di cambiamento climatico, quindi questa è sicuramente una cosa di cui volevo parlare, quindi in qualche modo ce l'ho ficcata. I sapiens sono entrati in Europa 60.000 anni fa, seguendo le iene, le grandi iene, lungo i fiumi. Le grandi iene poi si sono estinte, i sapiens invece sono riusciti ad raggiungere l'Europa caverna dopo caverna. Cioè seguivano le iene, ma si dovevano riparare in caverne. Noi abbiamo proprio il tragitto che hanno fatto i sapiens uscendo dall'Africa 60.000 anni fa, passando per il Medio Oriente per entrare in Europa, facevano caverna per caverna. Quindi i sapiens sono sopravvissuti utilizzando caverne. È interessante il concetto di caverna perché il concetto di caverna è una questione che ci appartiene per la sopravvivenza. Che parti della caverna utilizzavano i sapiens? Il bordo esterno, non usavano il dentro. Se noi entriamo in una caverna di qualsiasi tipo che superi 10 metri di altezza in profondità, inizia una specie di conta alla rovescia su quanto possiamo sopravvivere. Di solito il freddo di una caverna per persone non coperte bene, ma anche con persone che abbiano pure un livello tecnologico basso, quindi non con quello che abbiamo noi oggi quando facciamo gli speleologi, la sopravvivenza è circa 2 ore, poi muori congelato. Quindi i sapiens non usavano la caverna, non potevano usare la caverna nella parte più profonda. E tuttavia le tracce dei sapiens stanno nella parte più profonda. Questo ci fa capire che nonostante loro usassero la parte esterna della caverna, in qualche modo avessero bisogno di entrare più in fondo, dove non c'è cibo, dove non c'è luce, dove molti sono morti perché li hanno trovati con le gambe spezzate, perché sono scivolati e sono rimasti dentro e non sono riusciti a riportarli fuori. Dentro la parte interna della caverna i sapiens hanno scritto, questa è una cosa molto interessante. E perché non hanno scritto fuori? Questa è una cosa che ci riporta, credo, proprio al mondo delle ombre e alla necessità che abbiamo noi di avere una rappresentazione figurativa protetta e interna di ciò che vediamo invece poi fuori all'esterno. Quindi, che si fa quando tu stai dentro una caverna? Perché non è che tu necessariamente devi stare dentro una caverna al giorno, puoi anche finirci dentro la notte. Come esci? Si seguono i flussi. E i flussi sono, se ti sei perso, segui l'acqua, l'aria, la luce. Sono i flussi con cui i sapiens, le corde con cui i sapiens si sono portati da dentro a fuori la caverna e abbiamo cominciato a capire che avevano bisogno di un dialogo tra il dentro e il fuori. Nel dentro incontravano ciò che veniva elaborato e quindi elaboravano la realtà della caccia, la realtà degli accoppiamenti, la realtà del confronto con il mondo esterno e la riportavano nell'interno. Da lì in poi noi non abbiamo più smesso di avere a che fare con la parte interna delle caverne, dove veniva riportato il mondo ctonio, degli spiriti, il mondo degli antenati, il mondo dei culti, che sono sicuramente la parte interna della caverna. Questo ci fa pensare che avevano bisogno di entrare in un mondo protetto e quindi la caverna è una differente forma di protezione. Ci protegge verso l'esterno, ma in qualche modo ci istruisce, perché entrare nel fondo in qualche modo ci permette di rielaborare quello che noi viviamo invece nel presente, quando stiamo fuori dalla caverna. Quindi questa oscillazione tra dentro e fuori, che riportava da Platone, Platone era ovviamente uno di quelli che pensava sull'evoluzione della specie, quindi pensava a gente che vive nelle caverne, molto distante da noi, barbari, noi torniamo ai barbari. Quindi Platone però mancava dell'essenza, diciamo,
di quello che poi è stato sviluppato in seguito tramite i culti, l'inconscio, le strutture antiche, l'archetipo del mondo dei morti, tutto venerato all'interno delle caverne. Quindi la caverna è sicuramente stata un istituto di protezione e di sopravvivenza nella specie. Quando siamo arrivati in Europa, c'era già altra gente che viveva in caverne, ma non sono riusciti a sopravvivere, e il motivo per cui i Neanderthal non sono sopravvissuti a tutt'oggi è oggetto di disquisizione di specialisti e di disquisizione scientifica, non lo sappiamo. Quindi per qualcuno non ha funzionato. E questo è molto interessante, perché più si studiano i Neanderthal, più si capisce che i Neanderthal erano molto simili a noi. Però per loro non ha funzionato, per noi ha funzionato. Questo non saprei se sia una condizione specifica del cervello dei sapiens, ma io ci metterei una cosa che riprenderò nella terza visione, cioè il fatto che noi siamo finiti per nostra fortuna in un 100.000 anni di optimum climatico. Significa che il pianeta ha fatto un macello prima, ma per gli ultimi 100.000 anni, e nello specifico gli ultimi 25.000, ha rigenerato un paradiso terrestre. Noi non saremmo sopravvissuti nella glaciazione, né saremmo sopravvissuti nelle ere precedenti, ma ci abbiamo avuto questo cambiamento. E allora i Neanderthal erano lì quando la glaciazione finì, e probabilmente il loro mondo era già troppo debole perché hanno dovuto combattere contro una struttura così forte che era la glaciazione. E infatti probabilmente una delle motivazioni per cui sono morti è perché il loro patrimonio genetico ormai era troppo debole. Quando la glaciazione termina, noi entriamo belli freschi freschi dall'Africa, dove non c'era stata glaciazione. E con questo vi finisco la prima funzione sulla caverna. Quindi la caverna ci ha protetto in un mondo favorito, dove altri hanno combattuto e non ce l'hanno fatta. Poi quando il mondo è arrivato che andava bene, loro ormai erano troppo deboli e probabilmente non ce l'hanno fatta. E tutti gli altri ominidi si erano già estinti molto prima. I Neanderthal stavano in Europa da 200.000 anni prima di noi, quindi hanno combattuto contro la glaciazione. Vedevano molto meglio la neve di chiunque, cacciavano molto più abilmente di noi, ma la neve finiva e non ce l'hanno fatta, perché il patrimonio genetico ovviamente si era logorato. Noi arriviamo freschi freschi dall'Africa e gli freghiamo tutte le caverne, una dopo l'altra, perché le stesse, e riusciamo ad andare avanti. Questo flusso dall'interno e dall'esterno della caverna è una proprietà del sapiens che ritroviamo anche neurologicamente. Quando noi viviamo di giorno, la corteccia assume una grande quantità di informazioni. Queste informazioni a volte sono talmente complesse, talmente sviluppate, che noi non facciamo caso a quello che veramente sentiamo, vediamo, odiamo tutta la giornata. Quindi accumuliamo una tale quantità di informazioni che non possiamo processare. Poi andiamo a dormire, caverna. Quando andiamo a dormire, il talamo si sveglia, comincia a prendere tutte queste informazioni e non solo se le prende, ma te le elabora. Comincia a elaborare informazione complessa e non solo prende le informazioni e le elabora, le rispedisce alla corteccia in forma di pacchetti elaborati utili per la veglia, che quando vi svegliate trovate fatti. Quindi tra l'interno e l'esterno c'è anche un interno e un esterno dentro di noi. La caverna e il talamo, la corteccia prefrontale con cui viviamo di giorno è l'esterno della caverna e il mondo con cui viviamo. E questa è la seconda visione, che probabilmente ecco perché cercavano il silenzio e cercavano l'interno, ecco perché i culti sono nati in posti ostili, invece che in posti davanti, dove invece si svolgeva la vita di tutti i giorni, dove si bruciava la carne, dove ci si accoppiava, eccetera, eccetera. Ultima visione che vi vorrei dare: qual è la caverna assoluta? La chiocciola si porta la sua caverna sulla schiena e quindi fa la protezione quando ha bisogno ed esce quando è più sicura. Stessa cosa fanno un sacco di altri animali, come anche le tartarughe. Altri hanno questa caverna interna dal punto di vista delle strutture degli esoscheletri, ce l'hanno esterna, e altri ce l'hanno interna. La caverna è la protezione, ma è anche il posto dove puoi ragionare, è anche il posto dove sei forse più a contatto con ciò che è la struttura stessa di te stesso e della specie. Qual è la caverna assoluta? La caverna assoluta qui è la biosfera. Se noi possiamo sopravvivere è perché questa biosfera ci ha trattati bene. Avremmo dovuto avere una glaciazione. Partendo da questi ultimi 200 anni sarebbe dovuta partire una glaciazione. Questa glaciazione non è partita perché abbiamo surriscaldato l'atmosfera e quindi non ci sarà questa glaciazione. Tra l'altro non sappiamo se è un bene o un male, perché può darsi che la glaciazione ci girava proprio male, perché non una glaciazione di quelle tipo arriva l'inverno, ma tipo ghiaccio fino a circa Siracusa. Quindi scendono i poli fino a circa Siracusa. Abbiamo la tecnologia, forse l'avremmo passata,
non ce ne dovremmo occupare perché grazie al fatto che abbiamo riscaldato l'atmosfera con l'effetto serra, noi questa glaciazione non ce la facciamo, però ci facciamo l'effetto serra. L'effetto serra significa entrare in una condizione più problematica che potrebbe tirare in ballo di nuovo la nostra specie, perché noi siamo stati negli ultimi 6.000 anni fuori dal combattimento del ring. Grazie alla tecnologia, mentre gli altri animali combattono per sopravvivere, stanno dentro al ring e pigliano un sacco di botte dalla biosfera e anche da ciò che noi creiamo. Noi stiamo fuori dal ring e stiamo così perché tanto la tecnologia ci protegge. La tecnologia ci protegge se la biosfera, cioè se il nostro sistema di protezione, questa caverna che ci protegge dallo spazio esterno, rimarrà favorevole a noi. Altrimenti noi potremmo essere ritirati dentro il ring e a dovercela vedere con l'innalzamento verticale delle forze di natura, che non fanno sconti perché non è che sono simpatiche, fanno quello che devono fare. Quindi io esorterei tutti noi a riflettere su quello che facciamo, sulle scelte che facciamo, per facilitare il bonus che ci è stato dato tanto tempo fa, cercare di mantenere i nostri sistemi di protezione per le future generazioni.